Ed ecco qua il mio blasone, il mio ruolo sociale, le mie public relations da esibire come attestato di merito davanti al mondo. Lascio scorrere le immagini che mi ritraggono, ora qua, ora là, itinerante attraverso 100 città, confuso in mezzo alla gente che mi stringe la mano e mi chiede l'autografo come ad un divo. Ed io, ad ogni incontro, mi cambio d'abito e invento facezie per imbellettare l'immagine più consona al ruolo convenuto. E faccio lo splendido, sorridendo benevolo e arguto. Ci riuscivo, non c'era problema, superando la congenita timidezza e tutte quelle stupide paure d'essere esposto in piazza del mercato. Ottemperavo coscienziosamente ai miei doveri e se era il caso mettevo la cravatta a discorsi encomiabili. Mi mettevo ad osservare il pubblico, seduto, che aspettava senza sorpresa l'esito scontato di ogni conferenza. E da quel momento in poi improvvisavo. E seguendo un'ispirazione che non camminava mai due volte per la stessa strada, penetravo attraverso il liscio muro dell'ovvio, trascinando tutti con me nella terra di nessuno.